Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Darkness 504. La conferenza Sony si è appena conclusa. Ricordo che è iniziata alle 19 di oggi. E la conferenza si è aperta con un trailer di Little Big Planet 3, in cui sono stati mostrati diversi personaggi giocabili e si è scoperto che inoltre sarà possibile personalizzare ogni personaggio con vestiti, cappelli, barba e molto altro ancora. E poi è stato presentato il trailer del DLC di Infamous Second Son, di cui è stato mostrato un video con presenti alcune riprese in game, in cui si può notare un personaggio donna che verrà usato nel corso di questa nuova espansione di Infamous Second Son. E poi è stato il turno di The Order 1886, in cui viene mostrato, non viene mostrato niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo già visto alle 3 del 2014, circa un mese fa. E in seguito è stato mostrato un video di Bloodborne, che è un'esclusiva PS4, sviluppata da From Software, da cui ci si aspetta molto, soprattutto dopo aver visto quel video promettente che è stato mostrato ieri. L'uscita di questo titolo Bloodborne è prevista per il 9 novembre 2014. Poi il video che state vedendo adesso non è di Bloodborne, ma è di Destiny. Destiny è stato presentato con alcune riprese multiplayer, e si è parlato molto dei DLC che saranno rilasciati solo in esclusiva per PS4. Il video di Destiny è stato molto promettente, infatti lo trovo un gran bel gioco e non ci si aspetta che vedere quale sarà il vero gioco. Avendo visto qualche video della versione beta, posso dire che già dalla versione beta si può notare che questo qui sarà un grande capolavoro videoludico. Infine, no, infine. E poi è stato il turno di Tomorrow Children, gioco che sembra prendere spunto da Minecraft. Infatti alla conferenza Sony è apparso questo gioco in modo pixeloso, che a me sinceramente ricordava molto Minecraft. Poi è stato annunciato l'arrivo di Days su PlayStation 4. Days è un survival horror con presente degli zombie e rilasciato per PC. E uscirà per PlayStation 4. Poi è stato presentato Metal Gear Solid 5, in cui viene mostrato, in cui io vi mostro, ed è stato mostrato, un video gameplay della nuova saga di Metal Gear. Viene mostrato un video di una missione già presentata tempo fa, però tuttavia vengono rilevati nuovi elementi di personalizzazione, come ad esempio, come potete vedere, la scatola, per usarla in modalità stealth. E con l'aiuto della scatola ci si potrà nascondere dal nemico e ci permetterà di confondere il nemico grazie a una sagoma stampata su di essa. Poi si è parlato in seguito, dopo Metal Gear, si è parlato del nuovo firmware che verrà rilasciato su PlayStation 4, ed è il firmware 2.0, che permetterà di caricare a noi YouTubers o a persone che vogliono intraprendere la via di YouTube, potranno caricare direttamente i video su YouTube dalla propria console. Riguardante all'inizio della conferenza è stato presentato la PlayStation TV, il cui prezzo sarà di, no di 99 euro. Dopo la PlayStation TV è stato detto che
Chi avrà l'abbonamento PlayStation Plus potrà utilizzare la funzione Share Play. Permetterà di invitare i propri amici a utilizzare ogni gioco anche se l'amico non lo possiede. Poi si è parlato di, come ho detto, di PlayStation Now, che arriverà in Europa nel 2015, e di PlayStation TV, che arriverà sempre in Europa, però arriverà il 14 novembre del 2014. E permetterà ai giocatori di giocare a titoli per PlayStation 1 e PlayStation 2 e di streamare la nostra sessione di gioco su un'altra TV. In seguito è stato mostrato un trailer di Until Dawn, che potete vederlo, gioco horror di cui è stato mostrato questo breve trailer, di cui ve ne lascio la visione. Il video che vi sto facendo vedere non è preso dalle The Gamescom 2014, ma è preso dalle 3.14, che non è cambiato molto dalla In seguito la conferenza poi è continuata con un trailer di Drive Club, titolo di corse che in cui abbiamo potuto notare alcune delle auto che saranno presenti nel gioco e alcune sessioni sotto la pioggia, che a mio modesto parere risulterà avere un effetto del bagnato, del fondo stradale bagnato, veramente molto molto realistico. Poi è stato annunciato Tearaway Unfold, sempre su PlayStation 4, segue del capitolo uscito su PS Vita, che è la console portable nuova di Sony, e verrà lasciato nel corso del 2015. Infine è stato annunciato Wild, un gioco in esclusiva per PlayStation 4, in cui si potrà impersonare sia un umano che tutte le altre creature che abitano in questo mondo immaginario, ma al momento dal trailer che è stato presentato non posso esprimermi in opinione, perché proprio non l'ho capito bene. E un saluto a tutti da Darkness 504, ciao!